ci alleneremo con i macchinari, quindi lasceremo perdere per una volta il discorso pesistica, ma ci concentreremo su tutto quello che fino ad oggi non abbiamo mai detto. Ma mi sono reso conto da solo, perché anch'io ogni tanto posso sbagliare e posso dimenticare, quindi oggi vi dico che la cosa importante da fare a fine allenamento, io lo davo per scontato, ma nulla è scontato, e visto che in tanti avete chiesto ma stretching non lo fai mai, io ovviamente ho dato per scontato che voi sappiate da soli che va fatto stretching, invece a quanto pare sbagliavo. Quindi oggi vi farò vedere, diciamo, qualcosa di basilare per quanto riguarda lo stretching. Oggi ci concentreremo su stretching per gambe e schiena. Vi farò vedere tre esercizi per lo stretching delle gambe e tre esercizi per quanto riguarda stretching della schiena. Partiamo subito, visto che ho finito adesso di allenarmi. Partiamo dalle gambe. Esercizio numero 1. Io direi di partire con il classico a gambe, diciamo il più possibile dritte, quindi erette, piedi abbastanza uniti, e andiamo giù in questo modo. Io vi dico, ovviamente andiamo giù il più possibile, ma sempre con le gambe dritte, quindi se arrivate qui, arrivate qui, c'è chi arriverà qui e c'è chi può arrivare qua giù. Ovviamente questo è soggettivo, non è che per arrivare a toccare il pavimento non facciamo questo, perché sennò non conta nulla. Quindi gambe più possibile flesse giù, stiamo in tiro per 10-12 secondi. Con questo andiamo a lavorare tantissimo tutta la parte, diciamo, posteriore, quindi per quanto riguarda la gamba nel posteriore, e anche un pochino va a lavorare, diciamo, il polpaccio e la schiena bassa, perché sentirete comunque tirare tutti i flessori della parte posteriore. Quindi questo è l'esercizio numero 1, lo ripetiamo 2-3 volte per 10 secondi l'uno. Esercizio numero 2, sempre per quanto riguarda le gambe, quindi qui andremo a lavorare un po' di più, oltre che sulla parte posteriore lavoreranno anche gli inguinali. Andiamo a metterci in questa posizione, sempre a gambe tese, distese sul posteriore, quindi sentirete che tira. Andiamo in avanti e andiamo a toccare il pavimento senza piegare le ginocchia. In questa posizione ci rimaniamo per 10-12 secondi. Facciamo vedere completamente dritta la gamba e rimaniamo così. Anche in questo lavora tantissimo la parte posteriore, ma allo stesso tempo anche tutta la zona interna inguinale, quindi tutta la parte qua, questa. Andiamo con l'esercizio numero 3. E con questo esercizio fanno 3. Andiamo adesso a fare sempre il terzo esercizio per quanto riguarda le gambe, andando a strecciare la parte frontale, quindi quadricipite frontale. Abbiamo lavorato per il posteriore, per gli interni, e ora manca il davanti. Prendiamo con la mano sinistra la gamba destra, in questo modo, ce la portiamo più su possibile finché non sentiamo appunto tirare il quadricipite femorale davanti, e rimaniamo in tensione in questo modo per 10 secondi. E lo stesso ovviamente andiamo poi a fare con l'altra gamba. Mm-hmm.
Vi ricordo sempre il ritorno, una volta che avete finito di strecciare la parte interessata, il ritorno non è mai brusco perché il muscolo è come una molla, quindi una volta che andiamo a strecciarlo il ritorno deve essere lento perché rimane disteso il muscolo. Se invece ritorniamo in questo modo fa come una molla e si comprime un'altra volta, quindi torniamo al punto di partenza, quindi sempre rilassato il ritorno. Passiamo adesso allo stretching per quanto riguarda la schiena. Esercizio numero 4, ma numero 1 per quanto riguarda la schiena. Ci andiamo a pendere alla spalliera, che ogni palestra ha una spalliera, e andiamo praticamente a rilassare completamente la schiena andando ad appenderci, quindi tenendo tutto il peso sulla forza delle braccia. Però non cercate di tenere in tiro la schiena, dovete proprio rilassarla completamente e sentire come se si dovesse allungare, anche questo per 10-15 secondi, rimanendo appoggiati con la pancia davanti. Come avete visto, io rimanevo appoggiato con i piedi a terra, perché se cercate di rimanere sollevati rimarrete sempre in una sorta di tensione, invece se vi mettete giusti giusti per toccare con i piedi o comunque le ginocchia sfiorare per terra, potete lasciarvi andare e rimanendo in appoggio sentite la schiena che si va completamente a rilassare e a liberare, quindi sempre un minimo appoggio in basso. Numero 5. Esercizio numero 5 per quanto riguarda sempre l'allungamento della schiena, andiamo a prenderci le gambe portandocele al petto, tenendole saldamente strette al petto appena sopra l'altezza delle ginocchia, rilassiamo la schiena, mento leggermente curvo verso il davanti e colonna vertebrale completamente appoggiata a terra, quindi il movimento diventa questo qui. Ovviamente ogni volta che andrete a fare stretching, più vi abituate a farlo e più troverete facilità nel piegare gli arti o comunque muovervi in maniera più agevolata, perché sarete sempre più rilassati. Questa è una cosa ovvia, come in tutte le cose, come ci si abitua a farla si va sempre migliorando. Andiamo con l'ultimo esercizio, il numero 6. Esercizio numero 6, ci mettiamo diciamo a cane o a pecorella, come meglio la volete chiamare. Andiamo praticamente a schiacciare quello che sono i glutei verso le caviglie, schiacciando la schiena verso il basso e spingendo forte sulle braccia, quindi il movimento è questo, guardando fisso in avanti, rimanendo in tensione con la schiena. Sono abbastanza provato perché oggi mi è venuto in mente di provare a fare gambe e schiena assieme come allenamento. Non fatelo mai perché sono i due muscoli più grossi che abbiamo in corpo. Ho perso una scommessa e ho detto proviamo a farlo, vediamo se riusciamo ad allenarci bene. È venuto fuori un allenamento di merda, quindi non provate mai gambe mai assieme alla schiena. Oggi l'abbiamo constatato ed appurato.
Inquadro bene qua, per favore. Io non so se voi lo conoscete, ma a me lui sembra tanto lui, più o meno uguale. Manca solo il piercing, perché purtroppo me lo sono strappato, quindi non c'è più. Bene, detto ciò, proprio queste magliette le potete trovare assieme alle felpe. Per ora ci siamo limitati a felpe, magliette e tazze, ma presto arriveranno anche canotte e cappellini e i guanti, i famosissimi guanti da carpentiere, sexy carpenters once and found, pushy cat bam bam. Cosa? Calzini? Calzineggiando, americaneggiando come Frankie sporcando. Quindi tutto questo lo potrete trovare scrivendoci in posta privata nella pagina Frankie Commando su Facebook. Io ricordo che siete in tanti, no, che mi scrivete anche nel profilo personale Fede Rossi. Per quanto riguarda gli ordini, quindi per tutte queste cose qua, dovete scrivere sulla pagina, perché nella pagina i messaggi arrivano tutti. Nel profilo privato il 90% non mi arrivano. Quindi mi raccomando, a parte il fatto, c'è una piccola postilla, a meno che voi non abbiate questa in mezzo alle gambe, potete scrivermi anche nel profilo Fede Rossi e lì sicuramente i messaggi, non si sa perché, ma arriveranno. Detto questo, vi vado a salutare, ripeto, vi faremo apposta un video che caricheremo su Facebook per quanto riguarda, per spiegarvi un po' modalità di pagamento, prezzi e tutto per quanto riguarda il merchandising. Per oggi siamo un po' a posto così, quindi vi vado a ricordare, ormai non ce n'è bisogno, comunque canale YouTube e pagina Facebook Frankie Commando. Che altro dire? Basta, oggi il mio l'ho fatto. Come vedete mi sto allargando e ingrossando perché sono in massa. Presto, quindi là attorno a metà dicembre, farò anche un allenamento a petto nudo per farvi vedere quanto è cambiato il fisico da 3 mesi fa arrivare poi a metà dicembre. Cambiamenti grossi, non per me ma per tutti, anche per voi, perché so che mi state seguendo in tanti e tantissimi state migliorando. Quindi continuiamo così, che stiamo andando bene. Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao a tutti e in bocca al lupo per i vostri allenamenti.